Vengono radio India, Charlie, Charlie Bravo, Foxtrot, ready for departure. India, Charlie, Charlie Bravo, Fox, vengono 353 for departure, India. Line up and take off, India, Bravo, Fox. E per info dopo lascio il circuito. Ricevuto, solo a bordo. Solo a bordo, sì, vado a Cuneo. Ricevuto. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di volo qua sul canale. Quello che state vedendo sono io di metà luglio scorso, che sto per intraprendere quella che si chiama la navigazione lunga o cross country. Il più lungo volo da solo di tutto l'addestramento di allievo pilota. Qui siamo a Venegono, dalle parti di Varese, stiamo andando fino a Cuneo, sono un botto di chilometri e avremo anche un incontro ravvicinato con le frecce tricolori in Cesena. Ma niente spoiler, ci arriviamo. Che bella giornata limpida. Bellissimo. Allora, tutto è a posto, questo è a posto, questo è a posto. I flap ce li abbiamo, arco verde, strumenti motore. Andiamo a 1500, allineiamo bussola e direzionale, il vento è calmo. Let's go! E quindi decolliamo dalla pista 3-5 di Venegono con il caro vecchio Bravo Fox. Stiamo dritti, airspeed alive, 50, 55. Braccio di decollo dritto, poi virata a 45 gradi verso destra e l'uscita standard dall'aeroporto. Spazio libero. Fox, Venegono, Airborne at 27, Milano, 124925, ciao dopo. 124, decimal 925, Milano, a dopo, India Bravo Fox. Ok, frequenza di Milano informazioni 124925, cambiamo frequenza. Non parlo subito perché la mia navigazione, alla quale da studente pilota mi attengo pedissequamente, inizia a malnate. Quindi viratona verso sinistra, la frequenza è impaccata di gente, sono tipo le 9:20 di mattina, ma è affollatissimo. Viratona verso sinistra, mi porto su malnate. 9:30, con 8 fa 38. Faccio tutti i miei conti da Navlog. Mi avete sentito qua dire un po' di numeri, sono i minutaggi previsti per i prossimi punti di riporto. Cioè so che dopo Malnate devo portarmi su Arona, poi Romagnano, poi Biella Nord. Faccio i calcoli secondo le percorrenze che avevo pianificato a casa il giorno prima, vedendo che adesso sono le 9:30, a che orario raggiungerò ogni punto. Potrebbero chiedermelo nella prima chiamata, quindi ora che li ho è il momento di fare la prima chiamata. Milano informazioni, good day, India Charlie Charlie Bravo Foxtrot. Ricevuto, Lima Yankee, ci conferma solo se è con piano assenza? Prima chiamata che vedete non viene accolta perché probabilmente c'era qualcun altro che stava parlando ed era più vicino a Milano Informazioni, quindi loro hanno sentito lui, ma io non ho sentito lui perché sono troppo lontano, boh, cose delle antenne radio. Milano Informazioni, good day, India Charlie Charlie, Bravo Fox, tra te. India Charlie Charlie, Bravo Fox, Milano, good day, 1020. E questa seconda volta mi rispondono, avete visto che stavo trafficando con la radio mentre li ho chiamati. Forse non avrei dovuto farlo, è troppo carico di lavoro, meglio evitare di far cose in parallelo. Comunque stavo impostando come frequenza di standby, quella spenta, la frequenza di Biella. Perché Biella? Tra un attimo vi dico. 1020, India Bravo Fox, is Charlie 172 VFR from Venegono to Cuneo, no flight plan, one person on board. Left Malnate estimating Arona at 3A. Mi avete sentito dare tutta una serie di informazioni, chi sono, cosa faccio, dove vado. Copy, Bravo Fox, report Arona, leaving Arona. Qui report leaving, Bravo Fox. Allora, perché sto prendendo la pianura padana così a nord? Devo andare a Cuneo che è tutto a sud? No, non ancora. La navigazione cross country deve essere almeno di 150 miglia nautiche, che sono 278 km di distanza. In realtà vedremo che ne faccio molti molti di più. Ma devi atterrare in due aeroporti diversi da quello di partenza. Quindi prima di Cuneo stiamo andando a Biella. E da qui si naviga lisci. Lisci per ora perché metà luglio uguale caldo. E caldo vuol dire che sia sfiancante stare in aereo con il sole che picchia, siamo molto bassi, quindi le temperature sono molto calde, fa un po' effetto serra. Ma soprattutto tra un'oretta, appena comincia a scaldare, possiamo aspettarci grandi turbolenze. Arriviamo su Arona, guardate che bello il Lago Maggiore, le collinette lì attorno, è una zona della Lombardia che mi piace sempre un sacco. Anche se è al confine tra Lombardia e Piemonte, o forse già Piemonte. Mi vedete virare qua su Arona perché chiaramente da Malnate ad Arona stavo seguendo una rotta verso i 257 gradi della bussola, mentre qui da Arona per andare a Romagnano sono 223 gradi, leggermente più verso sud.
Romagnano, India Charlie Charlie Bravo Foxtrot, left Romagnano, estimating Biella Nord at 5-1. India Charlie Charlie Bravo Fox, Roger, in this case contact directly Biella 12305, ciao, a dopo. 123050, a dopo Bravo Fox. Ecco, qui dall'ultimo punto di riporto annuncio subito che poi andrò verso Biella Nord e poi per atterrare a Biella, perché la frequenza era un disastro, c'era gente che si parlava sopra uno sull'altro, era impossibile, quindi ho detto finché sono in tempo li abbandono. Resto magari sulla frequenza di Milano Informazioni un altro paio di minuti per sentire se c'è qualche altro traffico che dice di essere nelle vicinanze, ma almeno quando mi avvicino a Biella sono pronto a cambiare e Milano l'ho già salutato e non si domandano dove io sia finito. Quindi il buongiorno a Biella. Biella, good day, India Charlie Charlie Bravo Fox. Bravo Fox, Biella, buongiorno, avanti. Approaching Biella Nord, request inbound information. Copy, QNH1020, traffic information. E ti pareva anche la frequenza di Biella era un cesso, c'era veramente una stalla. Gente che va, gente che viene, parte, arriva, traffici, non si capisce dove. Traffic not in sight, looking out, India Bravo Fox, and we report Biella Nord. Copy, state your position and altitude, Bravo Fox. Brack, brack, Bravo Fox, position and altitude. Sono a 2000, Bravo Fox, e sono sopra il paese di fumo. Avete sentito che a una certa passo pure all'italiano per cercare di comunicargli. Loro in realtà mi avevano chiesto dove io fossi. Non gli ho risposto perché non avevo idea di dove io fossi. Ho aspettato un attimo di controllare sull'iPad una posizione da dargli per non occupare la frequenza parlando del nulla. Aviate, navigate, communicate. Diciamo il capire dove io fossi rientra nel navigare e viene prima del comunicare. Biella Nord per l'India Charlie Charlie Bravo Foxtrot. Ricevuto, riporti il lungo finale 1-6 Bravo Fox. Riporterà il lungo finale 1-6 Bravo Fox. Qui che sono in finale ho fatto un lungo finale da Biella Nord, cioè arrivo dritto all'aeroporto per atterrare. Qui mi stavo proprio in quando, ero in finale, c'è un tizio che lui al punto d'attesa chiama di essere pronto per il decollo. Porto holding point 1-6 di for departure, QNH1020. Finale Bravo Fox. E io subito mi inserisco, avete sentito dire sono in finale, giusto per ricordare a Biella che ehi guarda che sto atterrandoci su quella pista. E qua perdiamo la GoPro, dannazione, questa qua è una costante che vedrete per tutto il resto del video. Sia la GoPro sia la Insta muoiono un sacco di volte per il caldo. Faceva un caldo terribile in quell'aereo, questo è stato il primo surriscaldamento della GoPro. Comunque atterro a Biella e dopo la ripartenza recuperiamo il video quando sono appena passato con Torino Radar. 1021 India Bravo Fox, is a Charlie 172 VFR, no flight plan from Venegono to Cuneo, left Santiago, estimating Zango Oscar Papa at 16. India Charlie Charlie Bravo Fox, scope 1000. 1000 on the transponder, India Bravo Fox. India Bravo Fox, report Zango Oscar Papa. We report Zango Oscar Papa, Bravo Fox. E qua ragazzi, sentite che bellezza, non c'è nessuno. In frequenza con Torino Radar ci siamo io, un elicottero e un paio di Ryanair. C'è un bel silenzio, puoi pensare alle tue cose. È veramente rilassante. Poi con quei bei prati verdi di questa parte di Lombardia, che poi non sono prati, sono campi coltivati, però è bellissimo così con le stradelle. Qui invece mi vedete tastare la temperatura della Insta, che probabilmente era morta dal caldo. Nel frattempo lei era pure sola, a differenza della GoPro. Chiaramente prendo un attimo la bottiglia per bere e mi chiamano subito. India, Charlie Charlie Bravo Fox, climb to 3000 feet for Silvia Tango Scarapapa Bra, report Bra. Climbing to 3000 and we report Bra, India Bravo Fox. Finalmente, finalmente mi dicono di salire un pochettino. Non stavo aspettando altro perché ogni piede che si sale fa leggermente più fresco e in una giornata del genere ogni mezzo grado in meno è una manna. Eccoci qui, siamo a questo punto della navigazione. Mi vedete prima salire a 2500 piedi e guardate che preciso che è il GPS, che mentre l'altitudine, quella blu, sale, c'è un drop della velocità. La velocità GPS, che chiaramente è inferiore perché l'aereo sta salendo. Saremo quindi a 2500, ma per pochissimo tempo, poi salgo a 3000 e continueremo così per un bel po'. Ryanair 7 Roma Juliet, continue descent to 4000 feet, clear the left Zulu, runway 36, report established. Sentite, ci sono i Ryanair in frequenza che mi chiamano. Un po' di turbolenze sulle colline dove il caldo si somma al fatto che il terreno è ondulato e quindi cose varie. Qui mi vedete smanettare con la radio perché sto preparando in standby la frequenza successiva a quella di Torino Radar, che sarà direttamente Cuneo Torre. Tra l'altro è bellissimo stare con
un Torino radar, oltre al fatto che la frequenza è silenziosa, il fatto che sono un radar, quindi ti seguono, sanno dove vai e ti guidano loro e ti separano loro e ci pensano loro e quindi tu sei là bello tranquillo. Infatti tra un attimo gli riporto Bra, loro in realtà sapevano che io ero lì, ma in ogni caso mi scaricano a Cuneo. Torino, India, Charlie Charlie, Bravo Foxtrot, approaching Bra. India, Charlie Charlie, Bravo Foxtrot, surveillance service, terminates, contact Cuneo, 119.55, ciao. 119.550, Cuneo, India, Charlie Charlie, Bravo Foxtrot, ciao. Non chiamo immediatamente Cuneo dopo il cambio di frequenza perché Bra era anche un mio punto di riporto, era un punto di rotta. Dovevo passare dalla direzione 178 di bussola alla 210 e quindi aviate, navigate e tra un attimo communicate. Cuneo Tower, good day, India Charlie Charlie, Bravo Foxtrot. India Charlie Charlie, Bravo Foxtrot, good day, QNH 1022. 1022, India Charlie Charlie, Bravo Foxtrot, is Charlie 172, VFR, no flight plan from Venegono to Cuneo, for a full stop, left Bra, estimating South Fossano at 29R. Communicate un full stop, gli dico che voglio fare una fermata completa. Gli avevo già mandato un'email il giorno precedente prenotando un parcheggio, fornendo tutti i dati dell'aereo, quindi mi aspettano, sanno che sarei arrivato. Yeah, Charlie Bravo Foxtrot, copied, report level. 3000 feet the altitude in the Bravo Foxtrot. Roger, we enabled descend to 2500 feet and squawk 1462. Say again the squawk in the Bravo Fox. 1462. 1462 and descending to 2500 India Bravo Fox. Correct, Bravo Fox, report overhead South Fossano. Qui report South Fossano. Qui mi dicono di impostare 1462 sul transponder, questo squawk 1462. Il transponder è una roba che trasmette dei codici e serve per identificare gli aerei sul radar. Spiegato molto semplice. Però avete sentito che gli ho chiesto di ripetere perché qua ero un po' stuonato dal caldo. Ma questa è la prima di un tot di volte che gli chiederò di ripetere cose, ma le altre sono colpa loro. Vedrete che è una certa, si sente veramente male Cuneo Torre. Io voglio sottovento destro 03, sarebbe preferenziale. Illuso, speravo io. Sarebbe stata molto comoda la pista 03 e soprattutto se mi avessero consentito un sottovento destro, perché io stavo arrivando da qui, stavo arrivando da Tango Oscar Papa, poi giù verso Bra, South Fossano e dopo in qualche modo verso l'aeroporto di Cuneo, che è questo qui. Vedete che le piste sono numerate, ma la pista 03 è questa, essenzialmente, cioè atterrare in questa direzione, e la pista 21 è atterrare in questa direzione. Sottovento destro per la pista 03 avrebbe voluto dire fare un bel atterraggino così, super semplice. L'alternativa avrebbe potuto essere un sottovento sinistro per la pista 03, un sottovento destro per la pista 21 o un sottovento sinistro per la pista 21. Che è quello che siamo finiti a fare. Riprovo un'ennesima volta a resuscitare la Insta. Master, magneti, sono a posto. I breaker sono tutti dentro. Ok, manca di accendere le luci. Inizio la checklist del sottovento, avete sentito? Mi sono detto mi mancano le luci per ricordarmi, perché se lo pronuncio ad alta voce è più facile che te lo ricordi, che avevo fatto tutta la checklist tranne accendere le landing light, le luci di atterraggio, perché finché non sono in atterraggio, insomma, non è ancora il momento. Cuneo, India, Charlie, Charlie, Bravo, Foxtrot, approaching South Fossano. India, Charlie, Charlie, Bravo, Foxtrot, Roger, join left downwind runway 81. Sorry, say again, India Bravo Fox. Join left downwind runway 21. Joining left downwind runway 21, India Bravo Fox. Chiamata su South Fossano, avete sentito, mi danno la brutta notizia del sottovento sinistro pista 21. La scelta della pista chiaramente va in base al vento e quindi in quel momento andava usata la 21. Quindi punto dritto verso la pista, sto praticamente andando in questa direzione perché dopo la distanza giusta farò il pezzettino di sottovento che mi rimane, la base, il finale e sarò in atterraggio. C'è un problema. Yeah, Charlie Bravo Foxtrot, start orbiting right, full back, traffic established, 10 miles, final runway. L'ho proprio bellamente ignorato perché in realtà Bravo Fox si è sentito che parlava con me, però non si è capito cosa volesse dire. Manca un attimo, fai il numero della pista, mica si era capito 2-1 la prima volta. Comunque una certa mi richiama. Charlie Charlie Bravo Fox, Cuneo. Cuneo, India Charlie Charlie Bravo Fox. Start orbiting right, start calling back, traffic established 10 miles out, runway 1. Say again, India Bravo Fox, do I need to orbit right? To confirm, orbit right number 2, number 1, traffic established, 10 miles final, Charlie 525. Orbiting right and copy the traffic, India Bravo Fox. Anche qua non si capisce bene, comunque devo fare delle orbite verso destra. C'è un altro traffico che sta arrivando, un aereo che è più veloce ad atterrare rispetto a un Cessna 172. Lui sta arrivando in lungo finale, sta arrivando in questa direzione. Quindi io inizio il sottovento, ho appena virato così e mi metto a fare orbite verso destra in questa maniera. Ne faccio un po' e questa è tutta benzina che pago. Finché non mi liberano, quindi completo la mia orbita, faccio la restante parte del sottovento
viro in base e di nuovo si è surriscaldata la GoPro, dannazione! Allora, l'alfa è questo qua. Vedete, mi hanno detto di liberare all'alfa, che sarebbe questa via qui. Vedete che ha una lettera A. Quindi io sono atterrato probabilmente in questa distanza. Poi ho continuato a correre, a rullare fino a qui. Arrivato all'alfa, esco libero per di qua. Runway vacated, India Bravo Fox. E guardate che bello, guardate che bello! Atterrare in un aeroporto grande, in un aeroporto dove viaggiano anche i Ryanair, i voli di linea, le cose. Fa sempre un certo effetto trovarsi su un piazzale delle taxiway che sono così colorati per terra perché hanno un sacco di direzioni. Vedere quell'edificio di vetri blu in fondo, insomma. E di nuovo la GoPro si surriscalda, ma per forza era rimasta spenta giusto un minuto di finale. Peccato, perché qui c'era il marshaller che mi faceva il... che mi guidava al parcheggio. Bene, e qui essenzialmente la andata si conclude. Sono trascorse 112 miglia nautiche. Lì a Cuneo mi sono fermato un attimo a ristorarmi. Sono uscito proprio nella parte delle partenze, nel parcheggio delle macchine. Insomma, ho pranzato, se non sbaglio. Ho pagato abbondanti tasse di atterraggio. Non vi tedio con il ritorno, se non per un paio di chicche. Perché al ritorno ho quasi incrociato le frecce tricolori. Ma andiamo con ordine. 105 miglia nautiche e il ritorno è un po' più corto, perché non devo passare per Biella, tiro dritto. Quindi in totale sono state 217 miglia nautiche. Sono 402 km secondo Siri. Vi faccio solo sentire questa chiamata al decollo, perché ripetere clear for takeoff mi è capitato tipo solo due volte in tutta la mia addestramento, perché lo fai solo in un aeroporto in cui c'è la torre e a Venegono non ce l'abbiamo. Roger 1022, clear for takeoff, India Charlie Charlie, Bravo Foxtrot. Mi allineo in pista, tutto tranquillissimo, decollo bello dritto, mi aspetto turbolenze super violente per il ritorno, e infatti ci saranno, soprattutto sopra le famigerate colline nella zona a nord di Bra più o meno. Qui ho saltato molto, ho preso belle botte, ma me l'aspettavo. Era ormai mezzogiorno e mezzo, luna. A una certa mi segnalano questo traffico. Il Bravo Fox report Romagnano, pay attention, traffic Papa Alpha 28 leaving Maggiore Lake inbound Orta Lake and then Romagnano. Copy the traffic, we report Romagnano, Bravo Fox. Dove cazzo sta? È nella valle. Ok, questo tizio sta facendo in pratica dalla zona del Lago Maggiore, che può essere tutta sta parte qua più o meno sta passando, mi hanno detto, verso il Lago d'Orta, che è in questa valle qua, e dopo sta andando verso Romagnano. Mi hanno detto: ehi, guarda che c'è un aereo più o meno nella tua zona, però può essere in tutta sta parte qua di Lombardia. Milano Informazioni chiama anche l'alto traffico, questo PA28 che era nelle valli, ma lui non sente perché appunto era nelle valli, era in mezzo alle montagne e la sua radio non prendeva Milano Informazioni. Per fortuna che avevo questo coso qua, che è un ricevitore ADSB, perché avete visto l'aereo è vecchissimo, tutto analogico, non ha niente di digitale, non ha ovviamente l'autopilot, ma vabbè. E questo coso qua associato all'iPad mi ha praticamente salvato in questa situazione, perché quel PA28, quell'aereo che era nelle valli, aveva la DSB out, questo transponder che dà la posizione degli aerei. Quindi se lui non sapeva dove io fossi e stava uscendo dalla valle dritto per dritto alla cieca, senza neanche sapere che io c'ero, perché non aveva sentito Milano Informazioni che l'aveva avvertito. Mike Alfa Victor Victor Milano. Avanti Milano Victor Victor. Aveva copiato il traffico che le ho dato prima, che non ho sentito risposta. No, negativo, eravamo zona Orta, non si sentiva nulla. Io ho potuto già, da mentre era dentro la valle, vederlo avvicinarsi nella mia direzione, vedere che le nostre rotte erano convergenti, che le velocità erano compatibili per arrivare in un punto più o meno nello stesso momento, e ho potuto fare una deviazione per prenderla larga, perché non ci saremmo mai scontrati, eh? Però eravamo alla stessa quota, eravamo su rotte convergenti. Questa si chiama situational awareness. Non posso dire che mi ha salvato, però... E comunque in tutto questo anche... questo avviso di Milano Informazioni che non mi era mai capitato. Bravo Fox, over the Maggiore Lake, expect National Patrol, frecce tricolori, from ground to 4000 feet, maintaining the area for training. Oh yes, le frecce tricolori, stai attento alle frecce tricolori. Non penso che mi ricapiterà mai nella vita, anche perché di solito si riservano lo spazio aereo, non lo so. Pollice in su al video, se il video vi è piaciuto. Per questo video è tutto, ciao a tutti.